Amici e amiche di Juventus di Vano, un saluto qui dal vostro Mirko di Natale, un augurio di buon 2 aprile, un saluto a tutti. Come vedete sono tornato in veste di conduttore, ieri sono stato magistralmente sostituito da Igor Barbazza che poi vi andrò a introdurre. È stata veramente anche una trasmissione molto bella quella di ieri che ho rivisto tra l'altro su YouTube e devo dire che c'è stata molta carne al fuoco così come anche nella giornata odierna. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare gli ospiti. Primo tra tutti il già citato Igor Barbazza. Un saluto Igor! Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornato al nostro conduttore preferito. Ah, grazie, troppo buono. Ma hai messo l'occhiale per vedermi meglio? Ho messo l'occhiale per vedere meglio l'ospite donna che abbiamo oggi. Però in Sì. realtà, faccio una confidenza, non sono lenti vere e proprie, sono solo dei vetrini, fa un po' scemo. Avevo voglia di cambiare, sono occhiali finti, ma avevo voglia di dare un tocco oggi. Però non cambia Capito? quel drago sindaco e vado proprio a introdurre lui, il mitico sindaco di Martina Franca, Dario Drago. Un saluto, Dario. Ciao, benvenuti a tutti, buongiorno, ciao Igor, ciao Mirko. Ciao sindaco. Ciao sindaco, un saluto anche da Roma al nostro opinionista top, Stefano Discreti. Ciao Stefano. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ma Top. perché ieri ha condotto Igor? Non c'è, io non lo ascoltavo quando parlavo. Opinionista top. Ma... No, ieri ho notato che vi siete alzati tutti nel momento in cui parlava Stefano, povero. Non hai visto neanche i cartelli che ho ideato? Li ho visti, li ho visti. L'invidia fa bru è una brutta bestia, è una brutta bestia. Tanto dopo aver ospitato una bellissima donna come Valera Cerdiello, ne annuncio un'altra di altrettanta bellezza, è un volto noto della trasmissione Calcissimo TV dell'editore Fulvio Collovati, che saluto, ma è anche, e questo mi consento di fare questa confidenza, è anche mia collega Tutto Juve con la sua rubrica La Signora in Rosa. Do un caloroso benvenuto ad Emanuela Iaquinta. Ciao Emanuela! Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie per avermi invitato qui allo Juventus Divanum. Ciao Emanuela, come Ciao, stai? buongiorno. Come va? Tutto bene? Sì, abbastanza bene, in salute diciamo. Quindi in questo periodo quando si chiede come stai è meglio comunque dire innanzitutto in salute e quindi va già bene. Per il resto mi manca tutto, nel senso che Calcissimo TV come tutte le altre trasmissioni sono, molte trasmissioni sono state sospese e quindi attendiamo di riprenderci. Assolutamente, tanto qui comunque oggi cercheremo di dare in questa oretta, oretta e mezza, oretta e un quarto, a seconda poi del tempo che durerà la trasmissione, cercheremo di dare anche un po' di leggerezza e di sfrontatezza in questo periodo non certamente facile. Ma prima di introdurre l'ultimo ospite, io pregherei la regia di mandare la nostra clip introduttiva. Prego Stefano. Se segna, siamo campioni del mondo. Grosso, un momento indimenticabile. Grosso, grosso, tiro. Rete! Rete! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Il ricordo va con la splendida finale di Berlino del 9 luglio 2006, ma senza indugio vado a presentare l'unico inimitabile, Carlo Nesta, firma storica del giornalismo italiano. Ci senti, Carlo? Abbiamo qualche problema di... Ecco. Sì, è un audio che sai che viene purtroppo, comunque mi auguro che mi ascoltiate. Carlo, noi ti Sì, sentiamo noi ti forte. sentiamo. Noi ti sentiamo bene, Carlo. Un saluto e buon pomeriggio quindi a Carlo Mi Nesti. Ciao ascoltate? Carlo. Ti sentiamo molto Sì. bene, Benissimo. Carlo. Carlo, partirai subito con Eccomi una qua. domanda. Ah. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Carlo, io partirei subito con una domanda, così per rompere il ghiaccio. Mi sono sempre chiesto, visto che il tuo è un mestiere abbastanza complesso, perché comunque quello del telecronista non è un mestiere semplicissimo, anche se sono visto forse da casa, mi sono sempre chiesto quale tipo di curiosità tu ricordi, tu ti vedo in questi anni di... Mi avete sentito?
Ci sono qualche problema? Se c'è qualche problema, purtroppo non riesco ad ascoltare. Io sento bene. Sono riuscito da. Che intanto venga ripristinato il collegamento a Carlo, vi chiedo se sentiamo bene. Allora, sì, io sento, ogni tanto fortunatamente non sento Igor, fortunatamente, no, scherzo. No. È tutto voluto, eh. No, sapete cosa? Che c'è anche un po' di eco, perché forse sì, dovete passare il telefonino, state riprendendo, c'è molto eco. Sì, è vero, sento anche un po' di eco effettivamente, provo a vedere se riesco a risolvere anche un problema di microfono. Intanto cacciamo Mirko, se no altrimenti cacciamo Mirko. No, vabbè, oh. No, uno esce, rientra, così almeno dovrebbero risolvere i problemi. Carlo, ci senti adesso? Carlo non ci sente, vediamo. Non ci sente nessuno. Io vi ascolto. Ah, ok. Sì, adesso sì. Oh, finalmente. Allora, provo a co-condurre, Igor, o vuoi insomma, in qualche modo facciamo la prima domanda a Carlo Onesti. Qual è stata la partita che le ha lasciato più di tutte un'emozione più forte? Ecco, nella sua lunga carriera. Beh, non ce n'è stata una, ma direi che ce ne sono state tre. Sono state le tre finali dei campionati europei del 92, 94 e 96, campionati europei vinti da Cesare Maldio per 10 anni per la nazionale, ed è diventata la mia seconda pelle, la squadra del cuore. Ho tifato moltissimo per l'Under 21, più che per qualsiasi squadra di club, quindi il ricordo indelebile è quello di Italia 2, di Italia-Portogallo nel 94 e di Italia-Spagna nel 96. Ok, intanto sono rientrato e uscito, mi sentite bene adesso? Sì, Mirko, c'è sempre un po' un effetto eco strano, non so perché. Comunque ho fatto questa domanda a dottor Nesti, quale fosse stata la partita che l'ha emozionato di più e appunto lamentava gli europei, quindi ti ripasso la linea a te. Grazie, dai. Era una grande Italia quella del 1996, era una grande Italia, era piena di campioni, no? E poi è stata una grande nidata di ragazzi poi che hanno portato a competere e a vincere tutti quegli anni, diciamo. Mi ricordo bene, c'erano tanti campioni. Niente, è caduto intanto, in attesa di ripristinare il collegamento. Io allora farei a questo punto la domanda ad Emanuela, ti volevo chiedere quale invece, sì, dici Igor? Guardate, una gentilezza, allora, siccome c'è questo eco fastidioso, io lo dico anche per le persone a casa, qualcuno di voi sta trasmettendo in simultanea anche sul telefonino? No, assolutamente. C'è un eco che è fastidioso, non è mai successo, non lo so. Ah, effettivamente è vero, c'è un po' di eco, che adesso non si sente più. Ok, proviamo a riprendere. Sì, si sente comunque un eco. Sì. Io provo a riprendere a questo punto, dando parola a Carlo e poi passando ad Emanuela. Carlo, provo a rifarti la stessa domanda che ti dicevo prima. Quale curiosità ci puoi raccontare in merito al tuo lavoro, al tuo mestiere? Non ci sente Carlo. Ma se ho ben capito, mi domandate di un episodio curioso, se non erro. Esatto. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Oggi sembra una puntata Richard Pryor, qualcosa, sembra non guardarmi, non ti sento, sembra. Ma la prima volta che vengo io succede tutto sto casino.
cioè, voglio dire, non lo ripetere due volte, perché altrimenti altrimenti ti diamo la colpa. Diamo la colpa a te. Ho tornato io la conduzione. Ma che caspita. Vabbè, che facciamo? Una Carlo non lo sa più. Mi sa che Carlo si è bloccato del tutto. Vabbè. Sì. Allora passo la parola a Emanuela. Emanuela, ti volevo chiedere innanzitutto un po' il tuo giudizio sulla Juventus, un po' come l'hai seguita quest'anno, prima di parlare del rinnovo di Blaise Matuidi. Prego, Emanuela. Niente, la nostra Juventus prima di questo periodo del coronavirus, comunque la stavo vedendo molto bene. C'era soprattutto diversi giocatori con l'allenatore, con Sarri, sono diciamo maturati moltissimo, tra cui anche Dybala. Paolo Dybala è diventato molto importante per la Juventus e speriamo sia poi anche nel futuro, anche prossimo, sempre giocatore bianconero. E poi chissà, una bandiera, perché già ha già indossato la fascia da capitano. E si è proprio visto al centro dell'attenzione, secondo me, soprattutto negli ultimi mesi della nostra Juve, poi voglio sentire anche i vostri pareri, molto importante, perché comunque è stato bravo sia nell'azione sia anche come negli assist, quindi è stato veramente importante, oltre al CR7 ovviamente, è stata una pedina molto importante della Juve, e speriamo appunto non vada via, ecco perché sto parlando appunto di lui. Poi per il resto diciamo che comunque la vedevo bene, abbiamo ottime possibilità anche in Champions e adesso vediamo come andrà il tutto. Assoluto. Tanto passo la palla. Mi sentite? Sì, 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 vai. Tanto passo la palla a Stefano, un po' sul discorso che diceva Manuela, ma anche sul rinnovo di Blaise Matuidi che è rinnovato fino al 2021. Qual è il pensiero di fondo? Secondo voi la Juventus si è fatto bene? Beh, sul discorso di Matuidi penso che sia collegato al fatto della questione INPS di questi giorni, no? Degli aiuti, quindi nel senso che comunque sia alla Juventus mi sembra che ormai non se ne va più nessuno, quindi ti garantiscono di andare tranquillamente in pensione in Serie A alla Juventus fino ai 37, 38 o 40 anni. Quindi c'è un momento, mi sembra, in cui c'è una grande difficoltà a separarsi da chiunque, e secondo me non è una bella cosa. Io non ho niente contro Matuidi, è un ottimo giocatore, è un campione del mondo, mi dà fastidio quando sui social lo descrivono come una pippa. Non è assolutamente una pippa, è un buon giocatore, però a un certo punto, secondo me, nella vita tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Continuare continuamente, per quanto riguarda la Juventus, rinnovare sempre, come già l'errore che è stato fatto con Mandzukic, con Khedira, adesso che rinnoviamo anche a Buffon, non lo so, ieri, l'altro giorno abbiamo avuto Porrini, Birindelli, li vogliamo richiamare anche loro? C'è Del Piero pronto a fare il trequartista, gli facciamo un contratto, cioè alla fine, secondo me, c'è un motivo se la Juventus è la squadra più vecchia d'Italia, no? Ci sarà pure servirà pure un po' a svecchiarla, no? Continuare a rinnovare, cioè, non mi sembra il caso, anche perché comunque sia con lo stipendio che hanno è difficilissimo che tu adesso ripiazzi un giocatore del genere, è quasi impossibile che se l'allenatore dice no, ma Matuidi non lo voglio più, ma chi lo dai? Chi è che lo prende con il cartellino, con un ingaggio così alto? Devi fare la stessa cosa che hai fatto per Mandzukic, ovvero dai il cartellino in mano e mandarlo via. No, non mi piace questa cosa di continuamente di rinnovare a tutti sempre, cioè secondo me a un certo punto quando è finita, stop. Tanto Stefano, ti rubo un attimo la scena, salutiamo Daio che lo abbracceremo comunque tra qualche minuto. Daio, a dopo, ci vediamo un po'. Impegni improrogabili da parte del nostro futuro sindaco, lo riabbracceremo dopo. Ma intanto, prima di continuare poi a dare la vostra parola, annuncio la presenza del direttore di Radio Bianconera. Un grande abbraccio ad Antonio Paolino. Antonio, ci senti? Vi sento, vi sto seguendo e mi sto divertendo, quindi grazie dell'invito. Già dal titolo Divanum, cioè, sono comodissimo qui ancora in radio, ho appena terminato. Per fare un po' di casino, si può fare un po' di casino?
Ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Siete delle capre! No, non è vero, porto rispetto. Vuoi dire una cosa, Antonio? Emanuele ha detto che ha portato dei problemi oggi, se vuoi subito fare un po' di polemica. No, sto scherzando. L'unica fanciulla qui del Reame, lasciamola tranquilla. Vi volevo portare però un saluto ufficialmente del direttore dell'INPS, che ringrazia la Juventus per aver rinnovato i contratti a tutta la gente, come ha ricordato Stefano. No, trovo spazio in questa trasmissione, con molto piacere. Grazie. Assolutamente, direttore, assolutamente. Poi con lo sfondo che hai dietro non potresti non trovare spazio. L'ho fatto per Igor, perché lo vedo un po' triste, senza calcio, a casa. Ciao Igor, ciao a tutti quelli che conoscono Stefano. Pensa com'è triste Linda, che lo deve sopportare tutto il giorno, Igor. Infatti la domanda andrebbe fatta a lei. Buongiorno direttore, ciao Antonio, come amico, come stai? Ciao anche a Carlo che vedo che ricompare. Devo chiedere a Elena, come mai ti ha fatto già dipingere la stanza? Sei in una bella stanza colorata, un quadro, e lui ha ancora solo pareti bianche. Su, un pennello cinghiale e via. Tempo ne ha. È vero. Igor. A me. Tu sei in una bella stanza colorata. Però posso dirti, la scenografia più bella è quella di Mirko Di Natale di dietro ai Santini, perché spera che il campionato non dirmi. Dietro c'ha Padre Pio. Tutti dietro. C'è una croce, prega. Che... Ciao Mirko, ciao Carlo, che vedo adesso in collegamento. Ma diciamo, Igor, una cosa che possiamo svelare, no? Agli amici anche da casa che ci seguono, ovvero che Igor, ma come anche Stefano e anche Dai, hanno una passione smodata per il mio pigiama, e prima o poi mi presenterò in pigiama a questo punto. Guarda, io credo che semmai nella vita è un momento bellissimo. Tu avessi avuto una possibilità con la Via Quinta, con quel pigiamino lì. Con Via Quinta o la Via Quinta? Scusate, usate bene le parole. Ormai la Via Quinta sono io, cioè nel senso, Via Quinta, ok, ha già dato, ormai sono io la Via Quinta. Hai capito? Quindi, io voglio sapere che cosa ne pensa il direttore, però. Sì. Intanto Carlo ci sente? Secondo me Carlo... Carlo non... Mi sa che non mi sente. Questo audio... Io purtroppo non sento nulla. Questo audio del dottor Nesti che arriva in ritardo, mi ricorda la Juventus quando giocava in Coppa delle Coppe, no? Gli audio arrivavano sempre un quarto d'ora dopo, mi porto più dietro nel passato questa cosa. Ma qui ha quando qua strada a Stefano, no? Citando il passato, vero Stefano? Sì, no, beh, Igor è molto più vecchio di me. Io sono un ragazzo, io sono giovane, quindi sono un diciottenne adesso. Con quegli occhi. No, assolutamente. Assolutamente, guarda, mi dispiace che Carlo non sia in questo momento è così bloccato, perché a lui si può veramente chiedere di un calcio che non esiste più, no? Il calcio di tutto, il calcio minuto per minuto, cioè era un fantastico inviato di quel programma, no? Quello che piace di Stefano, quantesimo, no? Abbiamo... lo sai che a me, per me il calcio anni 80 è il calcio in assoluto il migliore, no? E quindi è ovvio, mi dispiace che comunque Carlo non riesce a interagire con noi. Perché anche oggi non vai a rompere le scatole al direttore, gli fai due palle così con Tironi, gol fuori gioco, che ogni tanto tiri fuori, dai, fai il monologo di un quarto d'ora e parla di... No, ma Antonio lo sa bene, Antonio ci conosciamo bene da tantissimi anni, lo sa benissimo il mio rapporto con la Roma, no? Quindi che il gode Turone era fuori gioco lo sa benissimo lui, no? Quindi ce l'ha detto anche il Telebin, non mi ricordavo neanche il nome del VAR dell'epoca, il Telebin, che sembrava una domanda rischiosa di Michael Jordan, invece ho scoperto che era la tecnologia utilizzata all'epoca. No, guarda, oggi ho avuto in diretta un ascoltatore, un ex poliziotto di Roma, tra l'altro, tifosissimo della Juve, e anche lui nel suo piccolo è un eroe, no? Nulla a che fare con gli eroi veri di questo periodo, a cui ho chiesto, ho invitato di lanciare un messaggio per il romanesco,
a Lotito, è stato bellissimo, vi inviterei ad andarlo a riascoltare perché ha fatto un monologo in romanesco all'indirizzo di Lotito, davvero davvero carino e divertente. Tra l'altro, direttore, prendo io un attimo e volevo appunto ricordare, mi senti bene? Sì, se mi posso permettere, qualcuno di voi probabilmente ha il volume del proprio ingresso molto alto e quindi va in loop. Quindi se avete delle cuffie, mi permetto, scusate, perché adesso è peggiorata molto la situazione, quindi dovreste disattivare, se avete delle... Sì, se andate nelle impostazioni, piccola comunicazione, l'ho imparato anch'io che non sono social, dovrei fare richiesta anch'io già all'Inps. Vabbè. Tanto direttore, no, volevo semplicemente ricordare che fra qualche giorno Radio Ventura compirà un anno, no? Se non sbaglio era l'8 aprile, giusto? Sì, è che abbiamo prenotato la torta ma non possiamo andarla a ritirare, era l'8 aprile di un anno fa, avevamo già in cantiere tante torte da tirare fuori dal nostro frigorifero, preferiamo fare un po' di intrattenimento, grazie, un anno faticoso, importante, e speriamo che possano essercene tanti, siamo dei bimbi che non possono uscire di casa, ecco, probabilmente, ci auguriamo che le cose possano riprendere normalmente per tutti. Ma sul divanum qui si sta molto bene, quindi un po' la radio, un po' di esercizi fisici, un po' penso con Igor, un po' di lezioni di teatro, di giornalismo, vedo, ce n'è per tutti i gusti. Assoluto, tanto leggiamo anche qualche domanda da casa prima di tornare a bomba sull'argomento del giorno, vale a dire il rinnovo di Bismo fino al 2021. Saluta Fabio Toscani, ci chiede come si chiama la ragazza che sta parlando, chiaramente Emanuela Iaquinta. Anche Corrado G dello stesso avviso, dice: quando parlate Emanuela non si è sentito l'eco, mentre quando parlano gli altri sì, probabilmente è nostro il problema di audio, stiamo cercando di risolverlo in assolutamente. Mauro Riverso ci scrive chiedendo: vorrei chiedermi se la crescita di Emanuela porterà una loro permanenza futura o se probabilmente saranno ceduti per fare plusvalenza e arrivare a Pogba e Sarri. Magari inizierei a cascata proprio da Igor e cercare poi di capire anche il vostro punto di vista. Prego Igor. Guarda, io ti dico la verità, ho capito poco. No, facciamo un esperimento, ognuno spenga tranne Igor il proprio microfono, metta su mute, così troviamo il colpevole. Dov'è? Un attimo. È colpa della Iaquinta allora, è colpa sua, l'abbiamo beccata. No, sto scherzando. Sì, un attimo solo perché mi aiuta il mio fidanzato, un attimo. Allora, vai amore. Come sei? Intanto in questi momenti vorrei ci fosse Pippo Baudo, lui saprebbe sempre cosa dire. È il bello della diretta, Mirko? Sì, tanto salutiamo Carlo Nesti che abbiamo avuto il piacere, purtroppo non è stato possibile sentirlo, ovviamente rinviteremo Carlo. Adesso però ha ragione il direttore, obiettivamente non c'è più eco, quindi significa che purtroppo, come ho detto prima, qualcuno di noi o sta trasmettendo sul telefonino in diretta da un'altra parte, oppure c'è la... Ti sento bene adesso. Adesso ti sento bene. Prova a collegarti tu, Manuela. Attiva l'audio. Ok. Manuela, ci senti? Sì, mi sento. Sei tu che hai l'eco. Antonio, non ti dobbiamo più nemmeno il muto, Antonio. È colpa della Iaquinta, l'abbiamo beccata. Ah, attenzione. Devi passare, no, ci mancherebbe. Io l'ho imparato dopo tanti anni. Chiedi al tuo compagno, oppure mettiti anche te delle cuffiette. Perché sei delle cuffiette del telefono? Ok, tanto salutiamo Carlo Nesti, lo ringraziamo per aver partecipato con noi, purtroppo per problemi di connessione non è stato possibile e lo invitiamo nuovamente a ricollegarsi con il nostro divano perché una figura storica come Carlo è sempre ben lieta di sedersi con noi. Ma intanto Igor, leggevo la domanda di Mauro, adesso mi sentite bene? Molto chiaro, perciò dimmi quello che vuoi, vai. Oh, perfetto Igor, grande così mi piace Igor. Vai. Mauro parlava di Ramsey e di Rabiot, diceva che se la crescita di questi due porterà una loro permanenza futura o se probabilmente verranno ceduti per arrivare a Pogba e Savic. Parto da Igor, così poi abbiamo anche il commento giornalistico del direttore Antonio Paolino. Prego Igor.
Per quanto riguarda Pogba e Savic, allora, mi sono già espresso altre volte. Io ad oggi punterei su Milinkovic-Savic. Un attimo che riaccogliamo il sindaco di Martina Franca. Eccolo qui. Vai. Eccomi. Buongiorno ad Antonio Paolino. Buongiorno Dario, che piacere. Adesso capisco tante cose della telefonata di ieri. Ma il sindaco veramente? No, però lo stiamo promuovendo, vedi, io sto spingendo Drago sindaco, perché quando diventerà Drago, lo Juventus Divanum avrà finalmente una sede vera e propria lì e tutti noi potremo godere di un trullo. Queste sono state le proposte del sindaco per vincere la sua campagna, capito? Igor, ti dirò no, che Antonio Paolino è più privilegiato di voi, perché... Anzi, lo faccio dire a lui, perché anche lui ha qualcosa di Martina Franca, se vogliamo, da lontano. Sì, giusto? Le mostarelle, non so, che cosa? No, assolutamente. La mia moglie ha i genitori nativi proprio di... no, non mi ricordo bene il paese, non è Martina Franca, mi stai ingannando, sindaco. Martina Franca. Attenzione, c'è uno scoop. Potremmo assistere al preludio di un divorzio in diretta. Potrebbe essere una cosa molto... Oh, non parlavo di mia moglie, scusate. È come la mia compagna quando mi chiede di il numero di telefono a memoria. Ciao, e lì rischiamo veramente gli amici. Parliamo di calcio, dai, che questo divano è bianco-nero, quindi ci siamo riusciti. Prego, Igor, continua pure. Allora, stavo dicendo che secondo me tra Pogba e Milinkovic c'è una differenza, nel senso Milinkovic ha 2 anni in meno, è più giovane. Savic sta disputando quest'anno un ottimo campionato, fece un grande campionato 2 anni fa, l'anno scorso una stagione un po' in chiaroscuro, però può essere anche dettata dal fatto che magari, sai, a livello psicologico non era facile riprendere un campionato, una stagione dopo un mercato che lo ha visto protagonista, quindi anche questo potrebbe avere un po' contribuito. Quest'anno secondo me è tornato ai suoi livelli, ha fatto una partita contro l'Inter che andrebbe, come ho già detto altre volte, che andrebbe veramente vista e rivista e insegnata ai ragazzini, cioè bisognerebbe puntare una telecamera su Savic e far vedere qual è il ruolo del centrocampista. Pogba, certo, è un'operazione che affascina, ha lasciato tanti bei ricordi qui a Torino, però, ripeto, in chiave, in prospettiva futura, io credo che Savic potrebbe essere l'uomo giusto, anche perché Savic sa fare veramente un sacco di ruoli. Oggi la duttilità di un giocatore è fondamentale. Ha qualità, quantità, capacità di inserimento, sa fare gol, sa fare assist. Per me rappresenta il giusto acquisto che potrebbe fare la Juventus per andare a rafforzare quella che oggi rappresenta un po' una macchia, se vogliamo. Il centrocampo della Juve, tolto Bentancur, che è un giocatore giovane, che sta crescendo, anche lì dovremo aprire una piccola parentesi dettata dal fatto che secondo me lui dovrebbe iniziare a incattivirsi un po' di più, a essere a tratti meno molle e a diventare più agonisticamente cattivo. Pjanic, che secondo me ha esaurito le sue scorte, quindi ha bisogno probabilmente anche lui di andare a ritrovare stimoli da un'altra parte. Un Matuidi, ho sentito che commentavate che ha rinnovato, però sai, bisogna capire anche che cosa ne pensa poi la società, perché obiettivamente Matuidi è un giocatore che non ha una grandissima qualità, però è un giocatore di grande quantità, quindi prossimo anno potrebbe diventare quella pedina che subentra a gara in corso, oppure gioca certe partite a discapito di altri e può essere comunque un giocatore che dà sicuramente il suo contributo. Quindi ripeto, tornando al discorso iniziale, io punterei su Milinkovic-Savic. Stefano, vuoi rispondere? Beh, devo dire che intanto sono purtroppo d'accordo con Igor, nel senso, nello specifico, anche io tra Pogba e Milinkovic-Savic, in questo momento se dovessi sceglierei per Milinkovic-Savic, per un motivo però ben preciso, cioè nel senso, perché ovviamente parliamo di due costi di operazioni completamente differenti, cioè non che ti regalano Milinkovic-Savic, perché sappiamo benissimo che non ti siedi con Lotito e fai tu il prezzo, ma bensì fare una trattativa con Lotito è estenuante. Però sicuramente Milinkovic-Savic ha ancora uno stipendio, diciamo, accettabile, un costo di cartellino diciamo sostenibile, non ha un procuratore squalo come Minoraiola, quindi alla fine che cosa vuol dire? Che sicuramente un'operazione con Milinkovic-Savic ti costa la metà almeno o quasi di Pogba, e quindi secondo me Pogba non vale 2 Milinkovic-Savic. Cosa diversa è se invece
Se invece la situazione è differente, cioè nel senso, Pogba dice sto male a Manchester, il Manchester United lo svende e lui dice sono disposto a decurtarmi lo stipendio di... Allora uno può fare il discorso preferisco lui o l'altro. Ma in questa condizione, secondo me, io propendo più per Milinkovic-Savic, anche perché lui non ha mai vinto nulla, quindi è ancora più affamato. È sempre quel discorso che ritornavamo anche prima, che secondo me a un certo punto bisogna puntare su dei giocatori affamati, su dei giocatori giovani che hanno voglia di vincere, che non hanno mai... e continuare ad andare avanti. E per quello mi ricollego anche al discorso di Matuidi. A me dispiace perché io non ho proprio nulla contro Matuidi, tra l'altro a me è un giocatore che piace molto, però la Juventus negli ultimi anni sta dimostrando che richiama giocatori che se ne vanno. Bonucci, Buffon, che continua a rinnovare continuamente a Mandzukic, a Chetier, quando tu vedi che invece lo vedi, cioè che alla fine questi sono giocatori che non hanno più, non fanno più la differenza totalmente, sì, la fanno parzialmente, ma a quel punto io punto sul ragazzo, perché devo investire così? Cioè, a un certo punto nella vita ci sta con qualsiasi cosa, quando una persona è arrivata a una certa età è giusto che si faccia da parte, è giusto che faccia un'altra esperienza da un'altra parte. Quindi semplicemente io entro un questo. Po' a gamba tesa su Stefano Discreti e su quello che ha detto Igor. Se mi permettete anche un po' scherzare, ironizzare, vai. In questo momento magari ci può anche stare. Io con la Lazio non voglio fare affari, perché se devo parlare con Diaconale è complicatissimo uscirne fuori. Se poi devo passare la comunicazione da Diaconale a Lotito, sta trattativa diventa che Milinkovic lo vado a prendere pagandolo troppo, perché se la Juve, quindi loro dicono t'ha chiamato la Juve, raddoppia il prezzo e poi glielo dice a Diaconale e poi ce lo trasferisce a noi, diventa un casino. Nella mia battuta c'è anche un po' di verità, penso che sia giusto, al di là, io l'avrei preso un po' di tempo fa Milinkovic-Savic, forza, cattiveria agonistica, tiro dalla distanza, punterei sui giovani e magari qualcuno più italiano per puntare al futuro. Non credo nelle minestre riscaldate nei ritorni, perché qui gli affari li vogliono fare sempre gli altri quando vogliono sbolognare, ci abbiamo provato anche noi a volte, quindi ho apprezzato Pogba, non lo riprenderei. Io la Juventus dell'anno prossimo, vi faccio subito tre nomi, mi porto a casa uno in difesa, Romero del Genoa, mi sembra un giocatore più interessante di Danilo o addirittura di colui che avevamo, Cancelo, l'anno scorso. Metto in mezzo al campo, sfruttandolo, incaricandolo di giocare con le sue caratteristiche senza l'ombra di Pjanic, metterei in cabina di regia Bentancur e punterei su Tonali, e là davanti andrei a prendere Icardi, perché prendendo Icardi può costare 110, gli devo dare qualcuno che vale 110, 190, 80 per ottimizzare l'operazione. Però direttore, posso dire una cosa? No, chiamami Antonio, Igor, ti prego, siamo tra amici, siamo tra gobbi. No, dai, mi piace Antonio sempre. Paolino. Però sai cosa, Antonio? Così è una Juve poco internazionale. Cioè, ricordiamoci che la Juve, se deve alzare l'asticella, deve andare anche sui giocatori. Vero, anche questo. Quindi io ti dico, Tonali va benissimo, perché Tonali è un giocatore che, nonostante la giovane età, ha dimostrato in questo campionato di saper reggere anche le pressioni a livello psicologico, perché è stato affiancato già ai grandi club, la Juventus su tutti, e sta continuando a dare continuità, scusate il gioco di parole. Quindi non è un giocatore che ti dà l'idea di essere mentalmente fragile, sembra che comunque, catapultato in una dimensione come la nostra, riesca a reggere il colpo e dire la sua. Quindi in chiave futura sono stra d'accordo. Romero è un giocatore molto interessante, però noi ricordiamoci che dobbiamo andare a colpire, secondo me, anche le fasce, perché Sandro, perché De Sciglio, perché Danilo sono tutti giocatori che secondo me non stanno dando quel contributo che viene chiesto dall'allenatore. E prima ancora bisognerebbe ricordarsi una cosa: rimane Sarri, quindi se il campionato finisce qui probabilmente sì, se il campionato continua e non si porta a casa nulla, probabilmente anche Sarri verrebbe messo in discussione. Quindi sai, se tu metti in discussione il mister, a un certo punto ti devi sedere a tavolino e devi dire, bene, io prendo Tizio, che giocatori vuoi? Anche questo è un discorso che dobbiamo fare. Nel frattempo sono felice di dirvi che è rientrata l'Aia Quinta e sono tornati i soliti problemi. Quindi io faccio un grande applauso all'Aia Quinta. Ma come? Veramente? Ci sono ancora problemi? Sì, l'audio che esce dal tuo PC rientra dal microfono. Esatto. Allora, io parlo con le cuffie, non so se però poi mi sentite. Ecco qual è il problema. Con le cuffie era perfetto. Sì, ma non so se poi mi sentite, quindi sarò una brava ascoltatrice. Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Proviamo. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Domanda da 100 milioni per l'Aia Quinta. Chi vincerà lo scudetto quest'anno?
Ma che domanda è? Da $1 milione e oltre pure. C'è sempre... No, l'audio no. Sarà il 20 maggio, chi lo sa. Vedremo. Quindi non è... Se riprenderà e se ci sarà, quindi diciamo che è un punto di domanda. Non era una domanda a $1 milione, ma anche di più. Diciamo che voi state parlando di tutt'altro a parte di Matuidi. Secondo il mio punto di vista, il rinnovo di Matuidi è stato comunque buono, anche perché Servor, sì, è bello comunque svecchiare la squadra, ma è anche ottimo tenere dei giocatori che tengono comunque, che sono delle colonne portanti della Juventus e tengono fermi e amalgamano al meglio comunque la squadra, perché arrivano comunque giocatori come nuovi, come Ramsey, come... ma anche il CR7 è un giocatore comunque eccellente al massimo, ma se non ci sono poi dei giocatori che tengono il cuore bianconero e tengono comunque la squadra ferma, non... sì, sì. Tu ridi discreti, ma io la penso tenete così. Discreti, tenete discreti perché sta partendo, lo vedo, ma a me mi può fregare di meno, vai discreti, vai, parla. Grande. Oh. Vai Stefano. Oh, Stefano si sta mettendo la crema solare, secondo me avete mal interpretato. Ma meno male, ma dove sei? Ma dove sei? Che scusate, perché non avete fornito anche noi degli occhiali modello discreti per questo collegamento? Sì. Io ho una piccola fortuna in questa situazione di quarantena, di aver fatto una scelta da qualche anno di vivere al mare, quindi io vivo a Fregene, quindi grazie. Devo dire che almeno è un pochettino meglio. È dura, ma è un pochettino meglio. Secondo me, comunque, la notizia del giorno, secondo me, è lo scudetto del Bruges. È lo scudetto in Belgio, è il primo campionato europeo che viene chiuso, che viene dichiarato ufficialmente chiuso. Quindi c'è già un paese che ha detto stop, noi non ci proviamo nemmeno. È scudetto assegnato al Bruges, che sia chiaro, scudetto non congelato, non si assegna niente. Assegnato lo scudetto al Bruges, chiusa la classifica, noi non ci riproviamo, la salute di tutti è più importante del resto. Secondo me, se cominciano un po' anche altre squadre europee, secondo me purtroppo forse è quello l'andazzo. Beh, ma c'è anche da dire questo, appunto prendendo la palla al balzo di quanto dicevate sul Bruges, credo che se dovesse essere posta questa condizione la Juventus ha già detto di no e quindi lo scudetto dovrebbe andare alla seconda in classifica, la Lazio. Ma questo è scritto, scusami Mirko, ma questo è scritto da qualche parte nel regolamento, che una squadra possa rinunciare al titolo e venga assegnata alla seconda in classifica, a me non risulta. No, secondo me il discorso è diverso, magari se la Juventus avrà la facoltà di dire no, io non lo voglio questo scudetto, rimane non assegnato, ma non che la Juventus non lo prende la Lazio, poi la Lazio, no? E l'Inter terzo prende lo scudetto, perché poi l'Inter quando arriva terzo è pericoloso, è molto più pericoloso quando arriva terzo l'Inter che quando arriva primo. No, è che c'è la Lazio che se lo tiene, Stefano, stai tranquillo. No, vabbè, lo dito non lo lascia nemmeno. Però ritornando a quello che dicevi prima, Antonio, la cosa che mi ha colpito, e ne parlavamo anche nei giorni scorsi, io con Diagonale ho fatto spesso delle trasmissioni il processo di Biscardi, lui non era mai così polemico, quindi secondo me in questo momento forse lo stanno anche istigando a cercare la polemica, a tirarla fuori, o probabilmente c'è proprio Lotito che non vuole proprio mollare questo campionato, che lo sta proprio incentivando a dire no, insisti, perché io... d'oro, Stefano, il silenzio è d'oro, perché sono assolutamente d'accordo. Anche il personaggio, il collega, che sta lanciando dei messaggi veramente fuori luogo. Cioè, il ragionare, esco un attimo dal tema Matuidi ed altro, permettetemi, parla, non capisco perché la Lazio non possa ricominciare ad allenarsi, ci assumeremo noi della Lazio le responsabilità. Ma cosa stai dicendo? Cioè, ma come? No, Igor, puoi uscire, assumiti le responsabilità, esci col tuo cane o fatti una sagoma di un cane. Cioè, ci sono delle regole, ci sono dei decreti, allora non puoi allenarti. Pensa che ieri hanno dovuto sottolinearlo e non si può tornare ad allenarsi. Poi se la prende con la Juve. Perché? Perché decide di tagliarsi gli stipendi. Ma potrò io a casa mia, no? O devo fare come fa a casa Barbazza, di tenere il frigo pieno o vuoto? Cioè, decide Igor cosa tenere nel suo frigo, cosa mangiare e cosa pagare.
No, Antonio, decide Linda a casa mia, io non decide Linda. Decide la donna dovunque, decide la donna. Sto guardando la diretta, poi no, io a casa mia eseguo, è diverso. Capisci? Hai capito i toni civili di Igor? No, non decido io. Allora, dica che gli han detto di dire, ma io spero di avere dimostrato sempre, come tutti quelli che conosco di questa chat, una schiena dritta e il manico della scopa appoggiato con tutti gli altri strumenti. Allora, cioè, detto molto onestamente. Secondo me Diaconale è un po' come Discreti, una bandierina. Gli hanno detto di dire certe cose, lui ci mette la faccia, perché se lui... No, Stefano. Se lui se ne esce con quelle affermazioni... È anche poco intelligente, no? Cioè, voglio dire, vai a dire delle... Ma fai una brutta figura anche con i tifosi della Lazio, secondo me. Voglio dire, sono stupide le affermazioni, siamo stupidi noi che postiamo i suoi virgolettati e che magari buttiamo via 2-3 minuti di trasmissione a parlare di cose che non stanno né in cielo né in terra. Un po' come quando Balotelli se ne esce fuori con le sue cose, no? Non è colpa sua, è colpa nostra che andiamo a riportare quello che lui dice, perché se iniziamo a badare meno questi personaggi, forse li piantiamo. Capito? Pensa che stasera Diaconale diranno quello che abbiamo detto noi, pensa che serata brutta passerà a riascoltare quantomeno quello che dice il sottoscritto. Antonio, io ti chiedo una cosa, ma secondo te, al di là del discorso dei regolamenti, ma la differenza è il punto di, cioè la differenza sta nel punto di distacco, o se avessimo 10 punti, 15 punti di distacco, il discorso non si pone neanche? No, te la spiego in parole molto semplici. Definite la dietrologia sul divano, no? Potrebbe essere dietrologia. Si è puntato tanto il dito attorno alla partita Juve-Inter, chi la voleva giocare, chi no. Io ho visto che chi l'ha giocata per battere l'Inter. Tutto il resto è fuffa, tutto il resto sono chiacchiere, no? Per una questione di immagine, la Lega spingeva per giocarla magari a porte aperte, quindi il 4 no, il 5 sì. Poi ognuno bada ai propri interessi, diciamocelo chiaramente, anche la Juventus l'ha fatto, l'avrà fatto e lo farà nel corso della sua storia sportiva. Ma diciamoci una cosa, se la Juve avesse pareggiato quella partita, se la Juve avesse perso quella partita, se la Lazio fosse prima in classifica, secondo me le squadre che voterebbero oggi, ieri e il giorno dopo quella partita di assegnare lo scudetto e di non continuare per motivi di ordine pubblico, di salute pubblica, tra queste squadre ci sarebbe anche la Lazio. Assolutamente. È così. Vero. È così. Quindi la risposta è che sta nel punto. Io vorrei sapere che cosa ne pensa... La risposta sta nel punto, sta negli interessi, sta nel non buttare al vento tutti i sacrifici di una società come la Lazio, ma della Juve, del panettiere sotto casa, del Benevento. Ma perché in linea di principio in Inghilterra è Liverpool, primo in classifica con 2000 punti sul Manchester, con lo scudetto in tasca, accetterebbe la non assegnazione dello scudetto, e la Lazio e il Benevento invece si dovrebbero lamentare? Io capisco, non me ne vogliano i tifosi del Benevento e della Lazio, ma perché la Juve non dovrebbe prendere lo scudetto e la Lazio venire in Serie A, il Brescia non retrocedere? E allora ognuno si prenda quello che vuole e faccia quello che vuole, no? Esatto. Io vorrei una visione un po' più romantica, però, perché abbiamo una donna e loro hanno, come dire, quelle sfumature che noi non abbiamo, quindi sono curioso di sapere che cosa ne pensa la Iaquinta. Guarda, io sinceramente concordo appieno col direttore, quindi non ho una visione romantica, forse Discreti ce l'ha, proviamo, sa mai. Ho capito che dovevo fidarmi solo delle donne di questa chat oggi. Sì, oppure Antonio, tu hai un lato femminile molto spiccato. Secondo me, allora, c'è secondo me va a separare il doppio discorso, nel senso, ad esempio, la Lazio è un discorso prettamente di prestigio, no? Dice, quando ci ricapita di vincere un altro scudetto, di lottare per uno scudetto, non lo sai. E quindi non è tanto economico, perché comunque il posto in Champions League è comunque garantito, secondo, terzo. Quindi nel caso tipo del Benevento, ad esempio, io ho letto anche l'intervista del presidente, lui ha detto chiaramente, io gli investimenti che ho fatto, che tutti i soldi che ho messo io, se non mi fanno salire, io ho 20 punti sulla seconda, io faccio default, io fallisco. Il panettiere sotto casa nostra? No, lo so e bene. C'è i debiti? Però, quindi, è una pandemia, ricordiamo a tutti che è una pandemia. Sì, no, chiaro. Non chiaro. È mai successo, non è che per questo motivo allora ci rimettono tutti, il Benevento, il panettiere sotto casa mia e sotto casa vostra. Quindi non per una questione economica,
di investimenti fatti, di sacrifici. Io ho ritirato fuori la chitarra, Antonio. Ho ritirato fuori la chitarra. Io sono che brutta già notizia. Vedremo le prossime puntate, una roba degli anni 60 con l'occhiale lì. Poi ho tirato fuori gli occhiali. Guarda, questo è l'occhiale alla Califano, che tra l'altro abitava qua vicino, quindi tra l'altro posso suonare tranquillamente il maestro, quindi almeno... se non mi salutate con una canzone di Califano oggi in diretta con Stefano, mi offendo e non interverrò più in trasmissione. Hai ragione, accontentate il direttore perché io lo rivoglio presto, eh. Eh sì, assolutamente, ma quindi fatemi capire, cioè il tifo juventino lo vorrebbe questo scudetto, sì o no? Sì, su Radio Bianconera dicono, è certo, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Sai chi lo vuole? Lo vuole anche il tifoso della Roma, anche il tifoso della Roma lo vuole dare alla Juve, ricordate a me, perché questi scendono in piazza a festeggiare, te lo dico io. No, anche perché se non ce lo prendiamo, mi dicono i tifosi della Juve, ma la penso anch'io così, poi devo fare deontologicamente il giornalista perfetto che non sono e non lo sarò mai, ma quantomeno ho detto nella mia vita la squadra per cui tifavo, a differenza di chi mi trasmetteva anche a 90° minuto con equidistanza da un problema, ma era sempre rigore per il Toro, la Fiorentina, l'Ascoli, l'Avellino, il Napoli e mai della Juve. E lo direi anche a Carlo Nesti. Io ho avuto il coraggio di dirlo, sono un fazioso, no? Almeno sanno come la penso, ma ho la schiena dritta. Detto questo, se noi lasciamo lo scudetto lì, se lo piglia qualcuno, attenzione a quelli che sono terzi, non è una battuta. Perché se lo devono assegnare, poi lo devi assegnare. E se tu non lo vuoi, non lo puoi non assegnare. Se lo prende quello dietro e non lo mollano. Ah sì, ma poi anche la pizzeria che è uscita ieri, che nello scontro diretto ha vinto la Lazio, quella è una grandissima cavolata. Voglio dire. Allo stato attuale delle cose, la Juventus è prima, appunto, può aver perso anche 3 partite di fila e con le 3 big che stanno al vertice. Però obiettivamente, punti fatti, la Juve merita lo scudetto. Non sarà il più bello della nostra storia, però comunque sta di fatto che noi siamo lì. Eh sì, un'altra cavolata è dai lo scudetto all'Atalanta perché Bergamo è una delle città più colpite, quella è un'altra cavolata. Anche Treviso, quindi datelo al Treviso, porca miseria. Diamolo al Benevento. La Lazio ha vinto quella partita perché stavi... Stefano vai viene. Sì, perché lui... Ah, ma qual è il problema del satellite? Secondo me è più che Francene sta a Cuba. Comunque, chiedeva Marco Vinci se sei a Lanzarote, se a Tirana, dove sei? Marco Vinci è una brutta persona. Tanto leggo qualche mail, se siete d'accordo, anche qualche commento sui social. Saluto Giuseppe Abbate, che prima abbiamo mostrato il suo messaggio. Saluto anche Pablo Toscano, no? Che salutava anche Manuela. Saluto anche Tobia Falcioni, saluto Luigi Castro, saluto anche Gino Federico che ci segue da Boston, lo ricordiamo. Vi posso leggere la domanda di Xipi che ci segue dalla Catalogna, se non erro, che dice: ragazzi, come giudicate Alessandro? Perché l'ho visto molto involuto da cedere, magari passerei la palla ad Antonio e poi così ce la palleggiamo insieme. Ma guardate, io ne approfitterei per rivedere e correggere questa Juventus, non quest'anno, cioè ho tempo adesso, fossi nei panni di Paratici, di rivedere e correggere un po' la Juventus. Alessandro è quel giocatore che probabilmente ci auguravamo che non fosse, cioè che potesse essere nettamente meglio, ma avendolo un po' seguito, cioè ha fatto delle belle partite con la Juventus, le ha fatte anche prima, ma quello è il limite di Alessandro, a mio avviso. Quindi se dovessi cambiare qualcosa, dovessi pensare a cambiare qualcosa, è vero che conta molto il centrocampo, è vero che conta metterla dentro, ma è vero che conta proteggere bene la difesa dai centrocampisti, dagli attaccanti in giù, ma io dagli esterni nel gioco moderno mi aspetto di più di quello che stanno dando, che hanno dato Alessandro, e ormai sono diversi anni e ho capito che la media, no, ponderata del suo rendimento è quella. Se me lo devo tenere, me lo tengo, ma se dovessi pensare, toccare, rivedere e correggere la Juventus, naturalmente non andrei a prendere dei parametri zero, non andrei a dare 7 milioni di stipendio a un parametro zero e cercherei di puntare su qualche giocatore di fascia interessante, che sappia spingere o che sappia difendere,
dando priorità alle scelte di un allenatore. Ecco Emanuela, ti faccio la domanda, l'identikit di Antonio potrebbe essere Luca Pellegrini ad esempio, no? Sì, potrebbe essere sì, Luca Pellegrini, anche se in questo momento io penso che comunque sia tutto molto, allora le cose che comunque si dovevano cambiare nella squadra si sono già fatte, si sono già attuate, diciamo, prima dell'inizio della pandemia. Infatti fate conto che comunque il rinnovo di Matuidi è stato siglato il 14 febbraio e quindi credo che adesso tutte le varie variazioni che potrebbero esserci, penso che comunque fin quando non si riprenderà, se si riprenderà il campionato il 20 maggio, non sono al centro del pensiero della società, a parer mio. Ok. Dai, io voglio mi sembra di aver sentito comunque che ha rinnovato anche Piaca. Sì, quello sì, era sentito. Una notizia di luglio, esatto. Notizia di luglio. Ufficializzato. Per esempio, quello è stato un giovane veramente sfortunato, pagato anche secondo me poco, ed era, mi rifaccio un po' al ragionamento di Antonio, sono quegli esterni sulla quale la Juve aveva investito in una certa ottica e purtroppo per motivi insomma di sfortuna tecnica non si sono potuti affermare con la maglia, ma si vedeva il potenziale di Piazza, insomma, poteva dare un grande contributo. Ovviamente Igor, forse anche per la giovane età, voglio dire, no? Sì, però Piazza ha sempre avuto un problema enorme, al di là dell'infortunio. Piazza ti dà l'idea di essere un giocatore che ha sicuramente delle grandi qualità dal punto di vista tecnico, ma non è mai cresciuto. Cioè, si è incaponito sempre tanto e troppo su quei movimenti, su quel dribbling, sì, su quella voglia di restare col pallone attaccato ai piedi. E invece questa purtroppo oggi funziona poco, nel senso, è vero che da un lato mancano giocatori in grado di saltare l'uomo, però devi saperlo saltare primo e devi saperlo fare in determinate situazioni. A volte fai più bella figura a giocare semplice, a giocare facile. E su questo, adesso dico una bestemmia, anche Ronaldo a volte... Perché scusami, ok, perché adesso voglio accendere non un po' il dibattito, ma perché Bernardeschi non è uguale? Sì, però ti sto dicendo... Uguale, cioè praticamente identico. Bernardeschi è un giocatore, sappiamo, voglio dire, il valore del ragazzo, però fa sempre il solito gioco, la solita corsa, il solito non passaggio... Perché a non volte quando la deve dare non la dà, quando tira troppo in ritardo. Ci sono tante partite che Bernardeschi purtroppo non ha avuto, come dire, la sfrontatezza della cosa giusta nel momento giusto. Quindi concordo in quello che tu dici e anche quello che dicevi di Ronaldo, io sono d'accordo con te. Puoi anche continuare il discorso. Volevo soltanto aggiungere una cosa, che tutto questo però agli ordini di Sarri non va bene. Perché Sarri paradossalmente ha un'esigenza diversa, cioè lui ha bisogno di uomini che tocchino la palla il meno possibile, quindi uno o due tocchi ed esatto. Ecco che nasce la velocità. La Juventus invece è una squadra costruita dove hai una grande difesa, perché comunque se ne dica con De Ligt, Demiral stesso quando stava bene, comunque ti sei assicurato il futuro, Bonucci fa sempre il suo, Chiellini non ne parliamo e quant'altro. Il centrocampo, chiaro, va un po' rivisto, qualche problema c'è, però obiettivamente... davanti hai dei giocatori che hanno bisogno di toccare il pallone, cioè tu non puoi chiedere a Dybala, Ronaldo di mollare la palla di prima, Quadrado, cioè si fa fatica, così facendo non va incontro alle esigenze del mister, ma allo stesso tempo hai dei giocatori che davanti hanno bisogno di gestirsi come si stanno gestendo. Questo è, quindi ripeto, tornando a Piazza, secondo me Piazza rientra nella casistica di quei giocatori che non hanno mai fatto il salto di qualità e il rinnovo non deve far pensare che la Juventus punti per forza su quel giocatore. E oggi rinnovava Ronica, rinnovava Metrano e poi erano tutte pedine di scambio, quindi secondo potrebbe servire come pedina in qualche altra società per portare a casa qualche giocatore. Questo è un po' il concetto. Io volevo intervenire su questo discorso. Vai, Stefano. Volevo dire intanto che Piazza purtroppo secondo me non è più giudicabile, no? Nel senso, lui ha avuto due gravissimi infortuni, quindi chiaramente lui non sappiamo più se ritornerà a un determinato livello, che giocatore potrà essere. Questo rinnovo però lo leggo esclusivamente in una questione contabile, nel senso la Juventus aveva investito
in maniera importante sul giocatore, lasciandolo andare via a parametro zero avrebbe avuto una minusvalenza, e invece prolungando il contratto fa sì che l'ammortamento del cartellino del giocatore sia spalmato in più anni e quindi non vada ad incidere in negativo sul bilancio della Juventus, sperando che nel frattempo, con qualche prestito come è stato fatto negli anni passati, il giocatore si riprenda e a quel punto si riesca anche a piazzare da qualche parte. Quindi cioè, qui non credo che la Juventus stia facendo beneficenza, ma bensì stia pensando al proprio bilancio su Piazza. Per quanto riguarda il giocatore, io non sarei però così cattivo nel dire non è esploso, non ha fatto. Noi il vero Piazza non lo sapremo mai. Io ricordo, ad esempio, c'era un giocatore che mi piaceva tantissimo negli anni 90, che era Orlando, della Juventus. Orlando, e lui aveva fatto un primo anno fantastico alla Juventus, poi si è rotto la gamba. Ragazzi, non è più tornato. Ci sono dei giocatori che dopo un infortunio non... No, non parlo del Gode Turone, non parlo del Gode Turone. 10 non maggio, capivo quale fosse la comunicazione 10 maggio, di servizio. 10 maggio 1981. No, dicono che io sono nostalgico. Il fatto che io sia, diciamo, che ricordo praticamente a memoria tutte le partite degli anni 80-90 e quelle contemporanee quasi le dimentico, no? Quindi, ma non l'hai mai incontrato Turone in un bar a Roma, magari? No, però gli stringerei volentieri la mano. Voi due, gli stringerei volentieri la mano. No, però ricordo benissimo che una volta, una delle mie prime trasmissioni televisive, incontrai l'allora ufficio stampa della Roma, gli dissi: Ergote Turone era in fuorigioco. E quello praticamente, non conoscendomi, una delle prime, disse: ma chi è questo? Gli chiese a Biscardi. Io sto ancora lì. Non ha capito l'ironia che c'era dietro. Vabbè. Comunque Disprendi ha una grande qualità, ragazzi. Prende i concetti giusti miei, li elabora e li rimette nel mercato. No. Io, Igor, perché tu no. Io ci tengo a dire questa cosa a tutti i telespettatori. Mirko, chiudo questa qua. Io voglio fare questo regalo a tutti i telespettatori. Io conosco Mirko, conosco Igor purtroppo da tanti anni, e ho sperimentato sulla mia pelle che bisogna ascoltarlo per poi far sempre l'opposto di quello che dici, e fai bella figura ovunque. Io faccio questa cosa qui, spesso non guardo nemmeno le partite, ascolto quello che dice Igor, dico il contrario in televisione, mi dicono: complimenti, sei un esperto fantastico. È questa la realtà, quindi ascoltate quello che dice Igor e fate il contrario. Ecco il suo segreto. Stefano, stai sudando, metti la protezione 50, Stefano. C'è il super abbronzante. Cioè, io sono con Lupetto in casa, nelle quattro mura in centro Milano, e lui, capito, lui è sul terrazzo, al sole, chissà dove. No, comunque su Piazza mi permetto di dire anche io due cose. La prima è che comunque, vabbè, in termini di rinnovo lo si sapeva già da luglio, poi... Juventus ha tardato anche perché lui è in prestito secco all'Anderlecht, poi eventualmente questa stagione potrebbe riesercitare il prestito. L'obiettivo è quello di cederlo, lo sappiamo tutti. Però credo che il problema di Piazza, almeno da quanto vincevo anche dal Centurage, è un problema più che fisico, un problema mentale, soprattutto dopo il secondo infortunio. Diciamo che gli ha cambiato, secondo me, il non andare a giocare a Genova l'anno scorso. Se lui fosse andato a Genova piuttosto che rimanere a Firenze, secondo me sarebbe anche cambiato. Invece lui è rimasto a Firenze anche per la parola data. Il calciatore, da quanto ho capito, è una persona che vuole sempre rispettare la parola data, quindi un po' per quello, secondo me, ha avuto poi quello che gli è successo, ovvero sfortunatamente l'infortunio che l'ha tenuto fuori fino a qualche mese fa. Stavamo a vedere, con l'Anderlecht non sta facendo malissimo Piazza. Ci ricordava anche il nostro ascoltatore Gianluca Gobbo, che è entrato, fece gol col Porto, fece una gran partita anche, me lo ricordo, a Firenze contro la Fiorentina. È un giocatore che purtroppo non vedremo mai, qui sì. Però, chi lo sa, magari... Sto vedendo che il valore attuale di Piazza al momento è di 7,5 milioni, cioè potrebbe essere alle dipendenze di Higuain. Cioè potrebbe comprare con lo stipendio di Higuain e tenerselo a casa. Non è facile recuperare mentalmente, psicologicamente da quegli infortuni. Penso che ci sia del talento nel giocatore, penso che fosse stato uno di quegli investimenti sulla quale la Juventus avrebbe voluto puntare. Chiaro, sono cambiate molto le condizioni, la tipologia di squadra che si è venuta a creare, non per l'infortunio suo, ma naturalmente
per tanti altri motivi, e penso che la situazione, così come è stato detto un po' da tutti, sia quella di rinnovare un calciatore che si sta riprendendo perché ha giocato le partite, e quindi ci sia la volontà di piazzarlo, di riportarlo in Italia, cioè di metterlo sul mercato a delle condizioni accettabili che possano fare naturalmente gli interessi e la positività di una plusvalenza, di un bilancio bianco-nero. Chiaramente penso che oramai il treno è stato perso, non per sua volontà, ma anche per sfortuna da parte di Piazza. Qui dobbiamo pensare a una Juve, in questo momento mi dicono di Sarri. Io pensavo di potermi sbilanciare, come addetto ai lavori, come tifoso, sulla possibilità che Sarri possa essere l'allenatore dell'anno prossimo. Mi giungono indicazioni, ve lo dico così, che possa essere anche il modo anche per cambiare gestione tecnica. La butto lì, non vuole essere la bomba di giornata, se di giornata può essere considerata, non si tratta, soprattutto da parte mia, abbiamo uno scubo in diretta, di simpatia o antipatia, ma potrebbe essere il modo per anche cambiare. C'è chi mi dice questo alla luce di quelli che sono i rapporti, certamente non idilliaci, definiamoli così, tra spogliatoio, lo spogliatoio che conta, e l'allenatore. Io ci vedrei la possibilità invece di rilanciare il progetto Sarri. Non era né in crescita né in affanno, alla luce non tanto dell'ultimo risultato con l'Inter o della prima posizione in classifica, e diciamo che la decisione da parte della società deve arrivare oggi per il domani. Cioè non posso pensare che Sarri rimanga perché vincerà o meno lo scudetto, se si riprenderà a giocare, se vincerà, se resterà o meno in base alla simpatia. Ha 2 anni ancora di contratto, e le strategie, la Juventus, a quello che farà l'anno prossimo sul mercato eccetera, le prendi oggi, non le puoi prendere domani. Io credo che comunque il discorso legato a, perdonami, a Sarri, Antonio, è stato ampiamente dichiarato con la firma di un contratto triennale, quindi ovviamente il tecnico è arrivato 15 giorni prima quasi dell'inizio del campionato. Un mercato già fatto e ha ereditato una squadra. È chiaro che per il gioco di Sarri non possiamo aspettarci quello del Napoli, dove c'erano ben altri giocatori e non c'erano certi giocatori di un organico come la Juve. Si è ritrovato CR7, si è trovato comunque una squadra già fatta. È chiaro che per imporre il suo gioco, come diceva anche Igor, perché l'abbiamo detto anche in altre occasioni, abbiamo detto che per attuare il gioco di Sarri ci vuole del tempo e ci vogliono soprattutto chi smista la palla. Pjanic ha evidenziato notevoli difficoltà quest'anno, ma dico Pjanic perché dovrebbe essere il nostro metronomo del centrocampo, dovrebbe essere colui che smista i palloni. Però facciamo gli auguri, ultimo 30 anni Miralem Pjanic, scusa dai, fa 30 infatti, anni. Infatti, facciamo gli auguri, infatti. Facciamo gli auguri, anche se io sono fra quelli che Pjanic lo cederebbe anche domani mattina e lo accompagnerei, pur facendogli gli auguri oggi, però lo accompagnerei anche domani. Soffia le candeline e andiamo via, perché secondo me Pjanic non è mai stato quello, vabbè, io sto esprimendo un parere personale, non è stato mai all'altezza di quello che abbiamo visto a Roma. L'ho visto quindi molto costante, con discreti, anche se ha un gol diverso. Avrà giocato 4 anni, non ha mai fatto 2 partite consecutive, no, a Roma non lo... Stefano, finisco su un discorso di rendimento, no, non di posizione in campo. Sto dicendo che in 4 anni, per il mio gusto, non avrà giocato 15 partite buone, dove c'è, guarda, stata veramente la differenza. Aspetta, Stefano, fa intervenire Manuela, poi... Oh, vai. Infatti volevo chiedere una cosa a Dario, quindi visto che comunque lo lasceresti al volo Pjanic, lo lasceresti andare via, saresti comunque concorde ad un eventuale scambio con Icardi, visto che se ne parla in questi giorni? Assolutamente sì, anche perché Higuain io credo che sia l'ultima stagione, per quanto Higuain mi piace, però mi piace molto Icardi, anche devo fare un ragionamento con l'ingaggio, con gli stipendi, voglio dire, credo che l'operazione sia di tutto tecnicamente a nostro favore. Chiaro è Manuela, da uomo a donna, prendere Icardi e meno la moglie procuratrice, perché comunque non rientra, credo non rientri, anzi mi esprimo meglio, nell'ideologia di quelle persone con cui la società Juve abbia, insomma, voglia di avere a che fare.
cambiasse procuratore ancora lo renderei anche più credibile. Però attenzione, basterebbe mettere una clausola nel contratto. Esatto. La prima parola salta lo stipendio dell'anno. Perfetto. È vero. La prima no. Ma però, ragazzi, Antonio, converrai con me che non si discute il giocatore quanto che cura gli interessi personali, no? Certo, concordo. Dario, in pieno. Non è che voglio fare femminismo o maschilismo. No, sappiamo, no, ci mancherebbe. Cioè, io spero credo di essere che stato chiaro. Il discorso che io, Manuela, ti rispondo che lo farei domani mattina questo scambio, io, in un'ottica di prospettiva. Però ti dirò di più. Più che fare queste strategie di mercato, dove sicuramente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, dovremmo ascoltare più che altro ciò che vuole il tecnico. Cioè, se oggi Sarri mi chiede voglio Jorginho e io punto su Sarri, io gli devo andare a prendere senza se e senza ma Jorginho. A me poco interessa quello che è il mio gusto personale da tifoso. Mi interessa secondare il tecnico se un progetto è triennale e devo andare a prendere anche Mario Rui, se vuole Mario Rui. Non so se mi sono spiegato. Senza ombra di dubbio c'è Leonardo che vuole fortemente Icardi, quindi adesso dobbiamo vedere se questo scambio eventuale si farà. So che comunque gli emiri dicono che non basti un solo Pjanić, ce ne servono due, quindi comunque sono d'accordo con te, io lo scambierei totalmente. Un agente donna può esserci senza ombra di dubbio, anche se credo siano rare. Però lei è un personaggio un po' particolare, un po' ambiguo, permettetemi la parola. Quindi sono d'accordissimo con te che non rientra neanche nella filosofia, diciamo, della società Juventus. Però attenzione, magari tra qualche tempo scopriremo che il vantaggio della Juve è stato proprio quello di aver preso un giocatore che come procuratore ha quel tipo di appunto procuratore lì. Quindi magari lei sta facendo veramente il gioco della Juve. Ma potrebbe essere una fortuna, no? Sì, tu dici parli dell'intercedere, parli del fatto che lei possa mettere una buona parola a favore di Icardi di venire alla Juve? Ok, può anche essere. Sicuramente, dico la verità, a me non, donna uomo che sia, non mi interessa niente, primo. Punto secondo, non mi interessa se sia capace o incapace. Punto terzo, la cosa che veramente mi frega è che faccia gli interessi della Juventus. Cioè, se la Juve dice voglio il giocatore a queste condizioni e il procuratore fa tutto per far sì che vada in porto, per me può esserci anche mia madre dietro Icardi, non è un problema. Però tutte queste chiacchiere si azzereranno nel momento in cui lo scambio eventualmente andrà in porto, e andrà in porto perché la Juve vuole quel tipo di giocatore lì. Però la domanda è un'altra. Attenzione, che prendere Icardi significa prendere un giocatore che negli ultimi 16 metri è un giocatore molto forte, a mio avviso, mi ricorda un po' Trezeguet, ma bisogna anche costruire una squadra che giochi in funzione di quel tipo di attaccante. Quindi anche qui cambia un po'. Vorrei sapere che cosa ne pensa il mio amico Antonio. Sono d'accordo e intanto tocco l'aspetto, penso, vitale, cruciale del centrocampo bianconero. Nel momento, allora, intanto bisogna chiarire, la Juventus probabilmente l'ha già fatto, noi stiamo parlando, sono voci magari infondate, indiscrezioni, definitele come volete, quelle di chi potrà o no essere l'allenatore della Juventus l'anno prossimo. Io penso che bisognerà fare chiarezza sul nome dell'allenatore da subito. Io penso che resti Sarri, no? Io punterei su Sarri, alla luce di quello che sta capitando, della rivoluzione che porterà su in altri ambiti. A quel punto lì, come si diceva prima con Dario, chiedere cosa sarebbe strutturale, migliorativo per questo gruppo per l'anno prossimo. Io penso che lui tornerebbe, non dico conoscendolo, incontrandolo una volta a settimana, però quando si è presentato non ha parlato, non ha speso parole per quell'altro. Ha detto, il sarrismo non so se esiste, è più una questione giornalistica, però da Pjanic, da chi mi comanda la regia, mi aspetto 150 palloni. Allora, 150 palloni li sto toccando anch'io a casa mia tutto il giorno, no? Cercando di allenarmi. Dipende come li calci, perché io quando sento parlare voglio essere critico un pochettino, perché dobbiamo dirci le cose come stanno. Non posso accettare il ragionamento su Ramsey che ha fatto 19 dribbling positivi, che ha appoggiato la palla 77 volte, perché se vado a vedere il rendimento, cioè l'effettiva capacità di aiutare la squadra a migliorare, a crescere, ad avanzare, ad alzare il baricentro,
no? Certamente non lo faccio per l'esistenza di quello o quell'altro giocatore, tantomeno di Rabiot, che resta un investimento, magari da ammortizzare meglio e quindi o da cedere o da portare avanti o da far crescere. Ma certamente la riflessione di Sarri ha puntato dritto sul nome di Pjanic. Quei 150 palloni, io vado a vedere i numeri al mattino quando mi sveglio, sono terribilmente calati. Allora cosa vuol dire? Che il pallone devi saperlo giostrare, come è stato fatto con Bentancur nel momento in cui, cioè ci siamo lasciati con questa immagine, nell'ultima azione del secondo gol della Juve contro l'Inter, di Bentancur che nel momento in cui aggancia il pallone nel cerchio di centrocampo, nel momento in cui vede partire sulla destra Dybala, nel momento in cui Dybala, forse abituato, come nel calcio non bisognerebbe fare, alza il dito, perché probabilmente finora la Juve doveva chiamare l'azione, doveva chiamare la verticalizzazione, ha alzato il dito nei confronti di Bentancur, il pallone gli era già calato e si è incollato al suo piede. A quel punto diventi strategico per la fase di ripartenza. Mi ha ricordato quel lancio, i lanci di Zidane, i lanci di Platini, i lanci di Pirlo, i lanci di tutti i migliori registi che abbiamo avuto. Gli altri sono registi un pochino con il livello abbassato. Ecco, quando cambia il numero dei palloni, ma non il tocco Bonucci, Pjanic, Pjanic, Bonucci, Pjanic, Matuidi. Ecco, quindi è un problema di mentale, di regia, di cabina di regia, di dettami dei tempi e della qualità del gioco. Sì, Antonio, specifico anche una cosa però, per andare a rafforzare quello che dici. Attenzione che Sarri si è appoggiato a Pjanic, ma più che altro si è appoggiato ai giocatori che lui aveva in rosa. Esatto, è qui che dico, concediamo la chance a Sarri di chiedere chi vorresti. Allora siete d'accordo con me, perché Antonio l'ha detto. Dario, tu non hai capito una cosa, io, come hai detto te prima, faccio tesoro di quello che dici, lo scrivo e poi di tanto in tanto le butto fuori, perché tu dici delle cose calcisticamente parlando che per noi sono solo musica, hai capito? Quindi io allora ti dico di più, che Antonio non sa che Haaland fra 2 anni giocherà nella Juve, magari lui non lo sa. Bombone questo. Lo sai che questa cosa ve l'ho detta? Quella è tutta orchestrata da Raiola, ve l'ho già detto. Perché tra 2 anni? Perché tra 2 anni? Aspetta che vada in pensione, costa meno. L'anno prossimo già deve andare al Carnevale di Rio. Secondo me queste operazioni... Alan Sorrenti... Avendo i suoi buoni uffici con adesso insomma con la Juve, ha fatto più di qualche operazione. Io credo che, a parte che quest'anno non poteva per niente venire, quando si è parlato diciamo in maniera molto blanda a gennaio non avrebbe trovato spazio, ma è un'operazione proprio di crescita voluta su Haaland. Ha detto andiamo al Dortmund, cresce lì fra 2 anni. Haaland, avevamo capito Haaland. L'attaccante. Quella è un'operazione già scritta. Poi vedrete se non sarà così. Ma ovviamente è la mia sensazione che il buon Mirko, il buon Igor e anche il buon Discreti sa che ogni tanto mi vesto anche da mago. Sì, assolutamente. Io non so niente. Io non c'ero. Tu non sei niente, io perché che Haaland è stato seguito dalla Juventus e intelligentemente, saggiamente, il giocatore, il suo entourage non gli abbiano sconsigliato la Juventus subito, ma di fare ancora esperienza. Penso che si possa lavorare sul profilo Haaland, perché il giocatore è un'avventura italiana alla Juventus. Non ci piacerebbe, certo che lo andresti a ricomprare poi ad altri parametri, visto il rendimento che ha. Beh, ma poi vediamo da qui a 2 anni cosa succede. È un percorso di crescita anche molto intelligente, Certo. Okay. Certo. Ragazzi, mi è arrivata l'imbeccata, siamo coi saluti, dobbiamo partire, ormai siamo in chiusura di puntata, il tempo vola effettivamente quando si ascoltano persone la notte vola anche la notte ma si ascoltano persone competenti come Antonio, ma anche la simpatia e la bellezza di Emanuela. Io comincerei col nostro sindaco, che oggi è apparito come un mago, no? Ci ha dato la bomba di Haaland. E sindaco, a questo punto, quando farei la campagna elettorale a Martina Franca, io coinvolgerei tutti i presenti, comunque, o no? Sì, dai, grazie. Ripeto, mi avete attribuito questo appellativo di sindaco. Fortunatamente non c'è campagna elettorale, ma vi ringrazio e sono sicuro che sareste degli ottimi consiglieri nella mia giunta. Scusa, la squadra tu ce l'hai già, dietro di te c'hai
Antonio Paolino, Mirko Di Natale che ti curano tutto quello che è stampa, ufficio stampa e compagnia bella. Hai una presenza femminile che a cui puoi dare un assessorato importante. Ho paura. Hai Stefano Di Credi. E darei l'assessorato al turismo, sicuramente. Perfetto. Bene, hai Stefano Di Credi che ti può portare a lavare la macchina, ti lucida. Lui solamente... Ma guarda, avevo pensato o autista oppure appunto lavaggista. Anche perché meno che dalle parti sul c'è sempre il sole, quindi di conseguenza la macchina si asciuga pure prima. Vai tranquillo, tu calcola che Divanum per me è uno stile di vita, nel senso sono la persona più pigra di questo mondo, quindi hai scelto la persona giusta, secondo me te la fai tutti i giorni a piedi. Guarda, lo sai che stiamo iniziando a correre, quindi mi piace, sarei attuale come i sindaci adesso che vanno a piedi, vanno a fare andate in casa, rinchiudetevi fuori. Dai, a domani. Grazie, un saluto ad Antonio Paolino che ringrazio. Emanuele, un piacere averti conosciuto. Grazie. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere anche per me. Scusatemi per l'inizio, per l'eco. Grazie. No, non ti preoccupare, adesso salutiamo tutti. Ciao Daio. Ciao, grazie. Saluterei anche Stefano Discreti che oggi ha avuto una bellissima un bellissimo scambio di conversazione con Emanuele a un certo punto, no? Quindi Stefano, ti sei trovato una nuova rivale. No, rivale, io non ho rivali nella vita, io ho solamente persone che batto, no, scherzo. No, sono contento che ha risolto i problemi perché altrimenti gli avremmo lasciato addosso l'etichetta No, scherzo, ovviamente. Ci tengo a salutare in particolare Antonio, oltre a Manuela, mi ha fatto molto piacere conoscerla, Manuela, sotto questo punto di vista. Ci tengo a sottolineare Antonio perché... Antonio è una delle persone più belle che ho conosciuto in questo ambiente ormai da 10-15 anni a questa parte, nel senso è una persona vera, è una persona che ti dice le cose come stanno, mentre spesso questo è un ambiente in cui le persone ti fanno i complimenti quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male senti per fortuna quella persona è stata fatta fuori, capirai, non sapeva fare questo piuttosto che quell'altro. Antonio è stato sempre uno dritto, tranquillo, quindi ci tengo a ringraziarlo in particolare. Ma che piacere, grazie. È perché è nato alla fine di giugno, Stefano, è per quello, perché è il segno del cancro. Anch'io sono scancro, anch'io sono ecco. Ma perché chiamiamo gli altri che non sono del cancro? Grazie a Stefano. Capite che io non dimenticherò mai le lezioni di vita. Prima di essere giornalista, la partita dura 90 minuti. Penso che la Juve sia importante nella mia vita, nella nostra vita, di quella dei tifosi. Non parlo in questo momento, ma le partite durano 90 minuti, la vita invece continua 24 ore, no? E quindi ci dobbiamo ricordare quali sono le cose importanti e tra queste c'è la schiettezza, la sincerità, la trasparenza. Quello che cerco di avere anche nei giudizi, nei confronti, nella dialettica tra tutti. Vedo che però ogni tanto bisogna sempre mettere qualche parabrezza davanti perché la vita comunque grazie a Stefano, ho divagato un attimo, grazie per l'invito, quando volete ci sono per voi su questo divano, mi sono trovato benissimo e ho ritrovato anche degli amici. Anche noi abbiamo gradito la tua presenza, ti ringraziamo direttore, ciao Antonio, grazie, ciao. Per fortuna che non ero io che avevo combinato guai quando sono entrato, ciao Igor, quando volete, ciao Mirko, ciao Manuela, ciao. No, passa a salutare anche Igor, grande co-conduttore ormai. Igor, ieri ti ho seguito, hai fatto veramente benissimo, molto bene, e quindi cosa posso dirti di più? Un abbraccio, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, ciao Iaquinta, ciao Igor Barbazza, un abbraccio a Igor e un saluto anche ad Emanuela, ti ringraziamo per essere stata collegata con noi e speriamo di riaverti di nuovo come nostra ospite, Manu. Grazie a voi, veramente, quando volete io ci sono. Sono stata benissimo allo Juventus di Vanum, e veramente grazie, scusate ancora appunto per l'eco all'inizio, e un abbraccio grande grande, a prestissimo.
Ciao Manu, a presto. Un bacio anche da parte nostra. Noi ci scusiamo oggi per la puntata con l'audio, con le connessioni. Abbiamo avuto problemi anche sui nostri social network, però sarà nostra premura comunque fornire un riscontro più rapido per quanto riguarda l'assistenza. Vi ringrazio di averci seguito. Ancora un buonissimo pomeriggio, una buonissima serata da trascorrere con i vostri cari, con i vostri familiari. È un augurio di un arrivederci presto, a domani. Ciao dal vostro Mirko di Natale.